A poco più di 2 anni dall'elezione, Giorgia Meloni continua a raccogliere ampi consensi tra gli italiani. Vittorio Feltri, celebre giornalista, definisce la sua guida del governo un autentico capolavoro. Nonostante le sfide affrontate, Feltri sottolinea come Meloni sia riuscita a evitare crisi interne e cambi di governo, un fatto che considera un record rispetto alle recenti esperienze a Palazzo Chigi. Uno degli aspetti chiave del successo di Meloni, secondo Feltri, è la sua capacità di mantenere la stabilità all'interno dell'esecutivo, evitando crisi sotterranee e rimpasti, eventi comuni nelle amministrazioni precedenti. In un contesto politico che spesso ha visto lotte per il Quirinale o fughe di parlamentari, l'assenza di queste turbolenze rappresenta, per l'editorialista, un risultato di grande rilievo, dimostrando coesione e solidità all'interno del governo. Nonostante l'apparente tranquillità interna, Meloni ha dovuto affrontare situazioni complesse. Feltri cita, ad esempio, le tensioni con alcuni settori della magistratura e la gestione delicata della questione migratoria, con la creazione di centri di accoglienza in Albania. Secondo Feltri, queste sfide hanno rappresentato momenti critici per il governo, ma Meloni ha saputo affrontarli mantenendo l'equilibrio politico. Il giornalista si dice fiducioso che la Premier saprà gestire anche i futuri confronti. Feltri osserva che la sinistra è stata particolarmente delusa dal successo di Meloni, avendo investito sul suo fallimento. A suo avviso, i suoi avversari politici avrebbero cercato di screditarla su scala internazionale, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, con le solite accuse di fascismo. Alcuni intellettuali avrebbero tentato di dipingerla come una figura pericolosa, ma questi sforzi non hanno trovato il consenso sperato. Sul fronte nazionale, gli attacchi alla leadership di Meloni non sono stati meno accesi. Feltri sostiene che la sinistra abbia cercato di indebolirla, accusandola di razzismo e omofobia. Feltri paragona la situazione attuale di Meloni con quella del primo governo Berlusconi nel 1994, anch'esso caratterizzato da un ampio sostegno popolare ma, alla fine, abbattuto dai poteri forti dell'establishment. Tuttavia, Feltri sottolinea che la condizione di Meloni è differente. Il suo governo appare solido e non sembra esserci alcun segnale di rovesciamento imminente. Feltri chiude il suo intervento con una nota di soddisfazione, rimarcando il fallimento dei tentativi della sinistra di destabilizzare Meloni. Siamo con Meloni, scrive, e ci dispiace per chi rosica, esprimendo così la sua convinzione che l'esecutivo continuerà a resistere alle pressioni, sia interne che esterne. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.